questo mondo della società romana di nuoto mi rappresenta intanto la continuazione di una tradizione di più di 120 anni di fiumaroli che stanno qui in mezzo a Roma e intendono restarci per almeno altrettanto tempo. Personalmente è un modo di vivere la città e vivere anche la mia vita con la partecipazione a degli eventi, a delle cose, a una situazione di amicizia che ci lega tra noi da tanto tempo e fatti sociali, fatti di democrazia, di partecipazione, di amicizia. Diciamo che il fiume per me rappresenta, per noi rappresenta centro anima moderno, attuale, si gioca a carte, palestra, si mangia alla grande, amici, tutti amici romani che veniamo da 40-50 anni. Il fiume qui è la vita, per noi è la vita. Infatti tutti i fiumaroli campano un sacco d'anni. E facciamo le corse il venerdì la mattina perché si sta veramente bene. Prendiamo il sole, socializziamo, facciamo anche delle serate tra soci, divertenti, partite a burraco, che il burraco ha distrutto lo scopone, la briscola, il presente. Ci innervosiamo molto perché un gioco che anche senza soldi fa innervosire. La vita è il fiume, è una cosa bellissima. La società romana di nuoto è l'unico circolo fiumaroli sul Tevere e tutti ce ne debbono dare atto, che non è né a scopo di lucro, ma ognuno che arriva, anche se siamo avanti con l'età, tutti fanno qualcosa per poter mandare avanti questa società bellissima e gloriosa, per cui con i tempi che corrono, non ci sei, con i soldi dei soci e delle quote sociali non ci si farebbe. Chiunque viene alla Romana o prende il sole o fa una partita a carte o parla con gli amici è veramente ritorna indietro con gli anni, perché qui c'è gente che ha 70, 80, 85 anni che quando scende le scale del Tevere sembra veramente un ragazzo. Il rapporto del fiume con la città è sempre stato negli anni, specialmente 50-60, un rapporto straordinario, perché la stragrande maggioranza dei ragazzi terminate le scuole frequentavano il fiume e si potevano prendere le barche in affitto, prendere il sole, fare dei bagni. Purtroppo l'inquinamento ha causato l'allontanamento sotto l'aspetto di balneazione, ma nello stesso tempo è stato abbandonato anche il fiume, che invece ai fortunati che riescono a fare una passeggiata con un'imbarcazione e andando a scoprire dal fiume San Pietro, Castel Sant'Angelo, l'isola Tiberina, diventa uno spettacolo che probabilmente forse lo ammirano di più gli stranieri che oramai la popolazione di Roma, che pensa al Tevere come a un rifugio di topi, immondezza e abbandono completo delle banchine.